Arriva la prima sconfitta in campionato per l'Atletico Catania, la seconda consecutiva dopo quella rimediata nel ritorno di Coppa di mercoledì fa. Una partita strana per i ragazzi di Aiello, che ha dovuto fare a meno anche questa settimana di Contarino e Grasso infortunati, e D'Arrigo febbricitante, oltre agli infortunati di lungo corso Niceforo ed Intravaia. Così davanti a colonna si schierano Zumbo, Mertoli, Pandolfo e Lupo. La mediana è composta da Minuto, La Conti e dalla rientrante Laudani. In avanti, Ranno a fare reparto con Giuffrida e Trigovi. La prima frazione di gioco vede gli ospiti più pimpanti e probabilmente il loro ritmo e la loro velocità hanno messo il freno alla squadra atletista, che paga anche l'assenza di Contarino, accentrando solo su Giuffrida il peso dell'attacco. I ligatesi potevano passare in vantaggio se il palo non avesse salvato Colonna, ma altre occasioni per gli ospiti hanno messo in difficoltà il portiere etneo. L'Atletico ha avuto un'ottima occasione con Giuffrida, che anticipando difensore e portiere ospite ha mandato la palla a di poco al lato. Anche Lupo di testa ha avuto la possibilità di fermare la difesa avversaria, ma la conclusione era debole. La ripresa inizia con una grande occasione per Giuffrida, che a tu per tu col portiere ospite mette sopra la traversa. La legge impietosa del calcio porta al vantaggio l'Icatese. Un super gol degli ospiti porta in vantaggio i gialloblu. Preso lo schiaffo, al solito l'Atletico inizia a macinare gioco e lo fa creando grosse occasioni, ma il gol del pareggio arriva con un perfetto calcio di punizione di Lupo. Qualche minuto dopo, lo stesso Lupo ha l'occasione per portare in vantaggio gli Atenei, ma il suo tiro lambisce il palo. Gli ospiti si limitano a difendere e a ripartire in contropiede, e in una di queste occasioni un tiraccio inganna Colonna e condanna l'Atletico alla sconfitta. Infatti, nei restanti 15 minuti, nessun pericolo è stato creato da Giuffrida e compagni, che incassano questa sconfitta contro un ottimo avversario, ma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, è stata lampante la pochezza del reparto offensivo di questa squadra. Aiello adesso avrà il suo bel da fare per inventarsi la squadra che domenica prossima renderà visita all'ACI San Filippo per la terza gara di questo ciclo terribile. Allora, io ti ripeto, ho una rosa un po' ristretta. Mancavano oggi dei giocatori importanti per la squadra, però questo io non voglio fare un alibi. Però dico sempre che manca qualche cosina all'Atletico Catania. Però quello che finora stiamo facendo bene. In questo momento questa sconfitta arriva nel momento, cioè noi venivamo da 8 risultati utili consecutivi, però questa sconfitta ci deve fare molto riflettere, perché dobbiamo lottare un po' di più e cercare in tutti i modi di trovare le geometrie giuste che oggi sono mancate.